Come avevamo promesso, ripartiamo con la seconda tranche di screening sulla popolazione, rivolta soprattutto in questo caso agli studenti residenti nel comune di Montevarchi che frequentano scuole anche fuori dal comune e invece tutti i cittadini montevarchini, gli studenti montevarchini che frequentano le nostre scuole. Questa iniziativa è iniziata prima dell'inizio dell'anno scolastico. Avevo promesso che una volta al mese avremmo fatto questi test sierologici gratuiti sotto base volontaria agli studenti per cercare di aiutare a gestire un fenomeno che, come era prevedibile, insomma, sta assumendo dei numeri veramente importanti. Questo è un modo per stare vicino alle famiglie, per fare uno screening che permetta di individuare i casi positivi e quindi a quel punto di intervenire con una fase successiva. Sappiamo quanto purtroppo la situazione stia diventando più critica all'interno di ogni scuola, quindi questo è un aiuto in più che l'amministrazione a titolo gratuito vuole dare ai cittadini e alla gestione di un fenomeno che veramente è complicato. Questa volta abbiamo, grazie sempre alla generosità dell'azienda La Sco, abbiamo anche un sistema, diciamo, più funzionale di prenotazione, quindi ogni genitore può iscriversi dentro un portale digitale che trova nel nostro sito del comune, lì potrà mettere i dati del figlio, prenotare l'orario e il giorno a disposizione. Ricordiamo che questa opportunità verrà data per sabato 24 e sabato 29, il 24 sia alla scuola primaria del Giglio che alla scuola dell'infanzia di Levane, il sabato 29 sempre alla scuola invece del Giglio. Questo permetterà dalle 9 alle 16:15 ai genitori di prenotare l'orario e il giorno che preferiscono in maniera veramente rapida e di permettere poi alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Militare che da sempre ci sta seguendo ormai da mesi in questa iniziativa, in maniera molto fattiva e digitale, diciamo, registrare tutti i dati che poi in maniera in una totale naturalmente privacy permetteranno ai genitori di avere attraverso un messaggio la risposta del sierologico, quindi un meccanismo ancora più funzionale per dare un servizio credo molto importante in questo momento. Allora, il nostro contributo è quello di cercare di semplificare, organizzare, digitalizzare un processo che era già partito e visto il successo dell'iniziativa aveva causato un po', diciamo, di gestione un po' troppo cartacea. Quindi noi abbiamo raccolto come dire, le necessità e abbiamo risposto con un progetto paperless, quindi digitale completamente, che permette quindi agli utenti di prenotare facilmente la sessione di test per i propri figli oppure direttamente gli studenti maggiorenni lo fanno, e vedere in tempo reale lo stato delle prenotazioni, avere un algoritmo che distribuisce diciamo, le prenotazioni sull'arco della giornata, stando attento a non creare, diciamo, ingorghi, quindi sono delle fasce orarie molto definite a minuti dove i posti disponibili insomma, si esauriscono poi via via con le prenotazioni, e un sistema di back office, quindi, che gli operatori sanitari utilizzano per controllare, diciamo, effettivamente se la prenotazione è corretta, quindi, diciamo, se i documenti che sono stati allegati, se quindi il soggetto che deve fare il test può farlo, e esitare quindi in funzione del test e attivare quindi con un workflow automatico la risposta piuttosto che la chiamata, diciamo, al medico o al pediatra nel caso che sia il minore. Quindi direi un processo digitale molto, molto semplice per noi del settore. Infatti questa iniziativa noi l'abbiamo abbracciata in maniera molto, molto entusiasmo, l'abbiamo fatto anche veloci perché ci tenevamo poi a ridare un po' quello che il territorio ci ha dato in questi anni, quindi ha sostenuto la nostra ricerca e sviluppo. Devo dire che la Regione Toscana su questo si è sempre comportata con una grande attenzione. E noi abbiamo un'azienda di giovani del territorio che continuiamo ad assumere, quindi anche loro sono stati molto, molto, come dire, contenti di aver partecipato a questa iniziativa.